Buonasera e bentrovati ancora con Mondo Futsal, ancora con Tiziana Pittone al mio fianco. Buonasera, buonasera a tutti. Questa sera dobbiamo parlare di tante cose interessantissime, vero Sì, Tiziana? c'è anche una novità, presenza femminile per la prima volta quest'anno. Andiamo a presentare Quindi sei subito veramente in le compagnia questa sera. Bene, andiamo a presentare gli ospiti allora. Iniziamo da Stefano Scala. Buonasera, buonasera a tutti. Paola Libralato, che è Buonasera. una fotografa sportiva oltre che giocatrice. Buonasera. Il nostro Roberto Martin Buonasera a tutti. e Daniele Porcelli. Buonasera, bentrovati. Eccolo qui anche il nostro Daniele Porcelli, pronto a raccontarci cosa è accaduto insieme ai nostri ospiti in questo weekend di sport. Prima di soffermarci su una certa partita che attendevamo con Pagamenti. grande interesse, andiamo con ordine. Vediamo innanzitutto che è successo in Serie A, vediamo i risultati maturati nell'ultimo turno. Sì. Acireale Modugno 7-5, Castro Frosinone Orange Passion 1-10, CSG Regalbuto 2-2, Cogianco Genzano Napoli Mamà 3-3, Futsal Palestrina Biancazzurro Fasano 9-0, Meco Potenza Canottieri Lazio 3-3, Napoli Calcio Scafati Santa Maria 6-2. E questa dunque la panoramica, spicca questo Frosinone che perde in casa 10-1. Comunque non andiamo oltre, concentriamoci sulla Serie B e su quello che è accaduto al Futsal Arena. Prima però vediamo i risultati, cara Tiziana. Subito? Io sono Subito, no. contentissima oggi. Albano Pro Capoterra 3-5, Aloa Latina 1-2, Civiscoleferro Alfa Turris 11-1, Elmas Castelfontana 3-1, L'Acquedotto Orte 2-1, Prato Rinaldo Calcetto Paolo Agus 5-5, Zil Prato Sardo Carri Sporta Riccia 1-6. Benissimo, allora Latina espugna il campo dell'Aloa e a questo punto solo la scaramanzia può impedire di parlare di un verdetto definitivo, quasi, vero Tiziano? Speriamo, manteniamola un po' di scaramanzia, però comunque ottima classifica, è bellissima Ottima questa classifica, settimana. anche perché mercoledì c'è una gara da recuperare con il capoterra, ma facciamoci raccontare prima la partita, vediamo un po'. Stefano, iniziamo da te. Beh, era il risultato quello che contava. C'è stata anche una grande prestazione. Il primo tempo è stato tutto di marca ospite. Il Latina ha fatto vedere grandi cose, ha sprecato molto. E poi nella ripresa è uscita fuori l'Aloa, che aveva già siglato il gol del pareggio. Il vantaggio aveva portato la firma di Maina. Quindi nella ripresa sul risultato di 1-1 l'Aloa si è reso molto pericoloso, complice anche i problemi numerici della squadra di Batista, che aveva anche Lazzarini infortunato e anche qualche assente. Alla fine poi con qualche parata di Corbucci è arrivato questo gol di Mantovani che poi ha deciso la partita. Anche sul 2-1 Corbucci è stato superlativo ancora una volta e niente, poi dopo il triplice fischio la festa finale. Una prova di forza, Daniele. Beh, ce l'aspettavamo, se l'aspettavano loro, ce l'aspettavamo noi come tifosi, come sostenitori proprio qui anche da Latina. Chi non ha potuto seguirla lì dal vivo, Stefano ha avuto questa fortuna, bene per lui. Ci sono stati molti frangenti, ha sottolineato molto la prova nel primo tempo dei nerazzurri che hanno pressato tantissimo. Ha pesato sicuramente l'assenza di Lazzarini, anche perché poi è una squadra davanti, avevi una Loa che non è, diciamo, l'ultima della classe. Forse un po' all'inizio ripresa, se non vado errato, c'è stato quell'errore sull'1-1 di Maina, quando ha peccato un po' forse di presunzione, alzando il pallone con le gambe, il Avremo doppio modo di vedere tacco. le immagini Ecco, tra c'è stato poco. forse quell'errore lì. Ma era forse il momento in cui ha preso più coraggio la Loa, ha cominciato a spingere. Poi fortunatamente invece Latina è riuscito un po' a allargire un po' gli attacchi. Protagonisti comunque assoluti i due portieri. Roberto, viste le premesse della vigilia, gli scambi di battute, insomma, tra un presidente e l'altro, c'è stato questo clima rovente Credo o... che alla fine abbia prevalso il buon senso, perché si è ottenuto quello che l'ambiente sportivo voleva, una bellissima gara in campo, piena di agonismo, lottata allo spasimo da tutte e due le formazioni, però poi alla fine si è risolto tutto in campo. Era quello che si attendevano tutti e così è stato. Le polemiche
e le piccole battute che hanno preceduto questa gara sono rimaste fine a se stesse. E Mondo Futsal non poteva certo mancare un appuntamento così importante, allora gustiamoci il servizio confezionato da Enrico Pasquali Coluzzi. La partita ad alta tensione, grandissime emozioni dunque a Roma per questa autentica impresa. Cosa si prova anche a rivivere queste gare? Lo chiediamo anche a Paola, che di solito le vive proprio da vicino, no? Beh sì, sono gare che rappresentano veramente il calcio a 5 d'oggi, moderno, tecniche. Il rischio alle volte mi è capitato in gare del genere che sono un po' bloccate, perché entrambe le squadre sono perfette a livello magari di geometrie, però poi un po' lo spettacolo ne risente. In realtà questo io non l'ho vissuta personalmente perché mi trovavo a Genzano. Mi sembra che magari lo spettacolo invece è stato sin dal primo minuto una delle caratteristiche principali della partita. E sono partite che regalano emozioni. Fortunatamente sempre più persone si accorgono di questo sport e possono rendersi conto di quanto in così poco spazio azioni, continui movimenti, insomma, io sono una fan accanita del calcio a 5, però vedo che sempre più persone lo seguono e quindi significa che effettivamente è uno spettacolo di sport, insomma, dove non solo la fisicità o la tecnica, ma è un insieme di fattori che veramente rendono unici ecco, una partita. Ricordiamo che Paola è fotografa ufficiale della Cogianco Genzano, oltre ad essere una delle firme per le fotografie di Latina Oggi e di tante altre testate, i suoi scatti appaiono anche sul nostro sito, che è Tiziana? mondofutsal.net, ma ricordiamo anche il portale per tutti i nostri video, youtube.com/mondofutsaltv. Benissimo, ma continuiamo a approfondire il discorso relativo al big match, perché il nostro Stefano Scava ha intervistato telefonicamente il tecnico della LOA, Fabrizio Ranieri. Allora, se la regia è pronta, possiamo mandare in onda questa intervista con le impressioni del mister relative alla sua squadra e soprattutto agli avversari corsari in quel di Roma. Via la regia. Partiamo dal risultato allora, l'hai già confermato a fine partita, secondo te il campionato è chiuso così? Sì, lo ripeto, insomma, è chiuso, credo che una squadra del calibro del Latina, del livello del Latina, una squadra che ha fatto i risultati che ha fatto fino adesso, possa commettere l'errore di non chiuderlo. Bisogna essere abbastanza realisti. È normale che noi giocheremo fino alla fine per fare tutte vittorie, ma difficilmente il Latina, mi ripeto, difficilmente perderanno l'occasione per vincere il campionato. Senti, guardando solo quei 40 minuti, pensi che prima la squadra più forte, e soprattutto pensi che abbia vinto la squadra più forte? Ma sai, generalmente in un campionato di così tante partite, alla fine la squadra che vince è sempre la più forte. Diciamo che in questo caso credo che noi abbiamo sicuramente dimostrato di essere all'altezza loro. È chiaro che poi alcuni episodi condizionano il risultato finale di questa partita e di tutta la stagione, ma dire chi sia più forte in senso assoluto nel calcio a 5 è sempre un po' difficile. Sicuramente il Latina, se come ripeto e come credo, vincerà il campionato, avrà dimostrato di essere la più forte. E per voi adesso la situazione com'è? Cioè, credete ancora nella promozione anche con i playoff? Ma no, noi è chiaro che ci crediamo, oltre a crederci, diciamo che l'abbiamo preso anche un po' come impegno morale verso tutti noi. Abbiamo fatto una stagione in testa dall'inizio fino ad oggi e non ce la sentiamo assolutamente di buttare tutto alle ortiche, almeno senza averci provato. È chiaro che sappiamo che è difficile, i playoff sono un po' una lotteria con tutta una serie di partite secche, quindi è un po' complicato dire con certezza chi riuscirà a arrivare fino in fondo. Di sicuro noi abbiamo i mezzi e di sicuro ci proveremo fino alla fine. Riguardando un po' questa stagione, hai detto che comunque, come confermato da tutti, avete fatto più di quello che vi aspettavate, però comunque ormai eravate primi, quindi riguardando le partite giocate, hai qualche rammarico? Senti di aver perso dei punti che magari fanno un po' più male? Rammarico poi alla fine c'è sempre, aver perso dei punti, ripeto, Latina ha fatto una stagione eccezionale, ma noi ad oggi
non considerando il recupero che deve disporre Latina, abbiamo un punto meno di loro. In tutta la stagione abbiamo perso solamente 4 volte, di cui 2 con Latina, che ripeto probabilmente andrà a vincere il campionato, quindi avere rammarico per qualche partita in particolare non c'è, diciamo che non c'è. Abbiamo fatto una stagione eccezionale, dobbiamo portarla fino alla fine, chiaramente sperando di raggiungere l'obiettivo che ci si è costruito nel corso della stagione, perché è vero che non eravamo partiti con questo obiettivo, è vero che secondo me l'abbiamo meritato tanto quanto Latina. Queste dunque le impressioni del tecnico della Loa, e per completare il discorso relativo al big match ascoltiamo anche le dichiarazioni a caldo dei protagonisti intervistati sempre da Enrico Pasquali Coluzzi. Benissimo, questo dunque il quadro che abbiamo riassunto sull'evento di sabato scorso, su Latina che ha allungato il passo e che adesso ha una sfida importante mercoledì per allungare ulteriormente il distacco. Roberto, che ti aspetti dalla sfida di mercoledì col Capoterra? Beh, ovviamente c'è la ricerca dei 3 punti che ci sarebbero stati a ogni modo, quindi i 3 punti famosi da recuperare, da mettere formalità in carniere. Formalità non è mai, ma non credo che, conoscendo bene il tecnico Batista, che lasci spazio al caso, quindi sicuramente saprà sollecitare bene i secondi. Perfetto. Allora, chiudiamo il discorso Serie B, chiudiamo anche questa prima parte della trasmissione, nella seconda approfondiremo ovviamente il discorso relativo agli altri campionati, grazie. Sì, solo un attimo di pubblicità, torniamo subito. Eccoci di nuovo in studio, seconda parte di Mondo Futsal. Abbiamo parlato abbondantemente di Serie B e dell'impresa del Latina in quel di Roma. Ora passiamo agli altri campionati, parliamo di C1 innanzitutto, vediamo i risultati di quest'ultimo turno, cara Tiziana. Subito, Tiziano. Sì. Allora, Arci Tivoli, Lazio Calcetto 3-7, Civitavecchia, Casal Torraccia 6-3, Junior Lazio Calcetto, Queens Capitolina 4-1, Olympus Atletico Ferentino 5-2, Real Cinzia, Real Tacchiena 0-6, Semilardenza, Mirafin 7-2, Belletri, Artena 1-1, Virtus Aurelia, Futsal Isola 3-7. E questa è la C1. Per quanto riguarda invece la C2, cara Tiziana, anche qui bisogna parlare di risultati importanti. Sei pronta? Subito a vedere, allora. Atletico Anzio Lavinio, Città di Cisterna 4-4, Atletico Gaeta, Pomezia Laurentum 2-0, Atletico Scauri, Ceriara 5-3, Flora 92, Pontina Futsal 7-6, San Giovannese, Vigor Latina Cisterna 2-6, Terracina, Gymnastic Studio Fondi 6-5, Virtus Fondi, Dilettante Farasche 14-1. Però, che 14-1, evidentemente ha tirato il remi in barca il Dilettanti Falasche. Daniele. Beh, qui si può già parlare del primo verdetto stagionale proprio riguardante le Falasche, anche se la matematica non è ancora fatta per quanto riguarda la formazione del carissimo amico Clemente Neroni. Comunque, stando alle partite che mancano, ormai si può dire che le Falasche saluta questa competizione, campionato regionale, per tornare in quello provinciale. Importanti indicazioni proprio sopra, parto al contrario questa settimana, perché ci sono le vittorie del Flora e del Terracina, 2 vittorie molto molto importanti in chiave salvezza. Scegliere quale delle due sia più importante lo lasciamo anche alla visione della classifica. Il Terracina ferma una spenta Gymnastic Studio, nonostante la formazione allenata da Massimiliano Paluzzi ha provato nel secondo tempo a cercare di limitare i danni. Perde ancora la Pontina Futsal, a questo punto conferma di quanto hanno detto gli ospiti che erano qui la scorsa settimana, una formazione che, se mancano pedine fondamentali, si pagano cari, certi atteggiamenti poi si pagano cari durante le partite. Un plauso va fatto all'Atletico Scauri, perché nel corso della settimana passata ha affermato la nuova capolista, la Virtus Fondi, un pareggio molto molto importante, sfiorando anche la vittoria proprio nel recupero al Pala Borrelli. Vince con il Ceriara in recupero nella seconda frazione di gioco e si piazza in terza posizione ad una sola lunghezza dalla Gymnastic Studio Fondi,
che in questo momento non è sicuramente dei migliori. Seconda sconfitta consecutiva, poi andando un po' su, parlando della Virtus Fondi, conferma, ormai era soltanto una formalità contro i dilettanti Falasche, anche se questa Fondi preoccupa un po' la trasferta di domani sera proprio alla, contro la Pontina Fuzza all'Ad Aprilia. Proprio ricordiamo che domani sera questo girone, in questo mese tormentato, tornerà con il secondo appuntamento infrasettimanale con scontri molto importanti. Per chiudere, ottimo ritorno da parte della Century Latina, vince facendo capire a chiare note che comunque non è una squadra spenta a San Giovanni in carico, il risultato parla chiaro, un 6-2 in suo favore, per cui a chiare note il risultato parla effettivamente chiaro, la squadra di, del tecnico Angeletti può ancora dire la sua. Stefano, sei d'accordo? È una Century che reagisce? Sì, doveva farlo dopo due sconfitte, una particolarmente pesante, quella di Pomezia, quella di Fondi, mentre con la ginnastica era anche un KO che ci poteva stare, quello con l'ASC invece bisognava per forza reagire. L'ha fatto con la vena ritrovata di Marco Terenzi, una tripletta per lui, e non penso che sia un caso che al rientro così importante di un giocatore come Terenzi anche la Century abbia ripreso a fare punti. Ovviamente adesso è un momento, come all'inizio della stagione, al giorno d'andata, anche in questo ritorno la Fuzza Latina si giocherà molto in queste partite. Domani il Gaeta, sabato la trasferta di Terracina, per poi giocare con il Flora. Roberto, dei risultati di quest'ultimo turno ce n'è uno che ti ha colpito in particolare? La vittoria del Flora contro la Pontina Fuzza. Mi sembra che la Pontina Fuzza si stia un po' smarrendo, un po' falcidiata pure dai provvedimenti disciplinari sicuramente, però il Flora, anche se è una squadra che tra le mura amiche dice sempre la sua, ha fatto soffrire tutte le formazioni che sono state ospitate al circolo Flora 92, però ecco, mi dà all'occhio questo 7-6. Ovviamente gli altri risultati sono tutti un po' scontati e forse era inaspettata la sconfitta della Gymnastic Studio in quella di Terracina. Rivediamo, Terracina è un campo ostile per chiunque. Ah sì, decisamente. Prima di tuffarci sulla Serie D, apriamola questa parentesi in rosa con la nostra ospite Paola Librelato. Approfondiamo meglio un po' il tuo percorso. Tu sei molto vicino al calcio a 5, lo vivi in prima persona, parleremo anche di questo tra poco, ma raccontaci un po' questa tua carriera da fotografa, come nasce inizialmente e poi come nasce questo feeling con il calcio a 5. Beh, la mia, diciamo, carriera è iniziata con una passione per la fotografia in generale. Qui a Latina poi c'era il vecchio Città di Latina, diciamo, che includeva dei ragazzi che erano dei miei amici, quindi un po' per gioco, un po' così per prova, mi hanno chiesto di provare a fare alcuni scatti per loro, era la Serie C ancora. E nel frattempo il Città di Latina, piano piano, promozione dopo promozione, arriva fino alla 2, e quell'anno fu proprio il primo anno, non dico da professionista, ma comunque da collaboratrice del Città di Latina. Non fu un anno proprio particolarmente brillante per i risultati della squadra, però per me è stata, diciamo, l'inizio di una nuova figura. Prima di tutto il mio accostamento a calcio 5 è diventato più costante, quindi in questo modo ho potuto conoscere proprio lo sport, seguirlo di più perché la 2 era impegnativa. In secondo luogo poi comunque anche l'acquisto di attrezzature, insomma è stato un po' un anno particolare perché comunque avvicinandomi sempre di più ho avuto modo di affermarmi in questo proprio ramo di fotografia. Non so, qui vedo che stanno andando degli scatti, ecco, che io ho fatto. C'è qualche scatto al quale sei particolarmente affezionata? Lo scatto, questi sono della finaletta dell'anno scorso, che non sono proprio andati bene. Io ero la fotografa della Coggianco e uscì al primo turno. E adesso ci sono degli scatti, venendo qui ho preso degli scatti un po' cari e un po', diciamo, tecnici. Gli scatti cari forse rientrano quando un palazzetto pieno della Latina, che inizialmente faceva una decina
di tifosi, vedere Rovigno contro il Colleferro nella sfida quando stava tra i vertici della Serie B 2 anni fa, quello fu uno scatto veramente emozionante. Non so se è già andato in onda. Un altro scatto che per me rappresenta tanto dal punto di vista della carriera è una punizione di Rosigna. Adesso proprio in Forza Latina, in quella foto era la Coggianco ed era lo scontro diretto a Genzano tra Coggianco e Latina. Chi vinceva prendeva il primo posto a una giornata dalla fine e quindi poi la promozione. Con quello scatto mi chiamò Giannini, presidente della Coggianco, perché era interessato ad averlo e iniziò una sorta di contatto che si è trasformato in una collaborazione tuttora Però, attiva, diciamo. Quindi, cosa può combinare un click, insomma? esatto. Questo era uno scatto di Rescia, questa è un'esultanza di Crema. Diciamo che quest'anno la Poggianco mi sta permettendo di fare parecchie Eh sì, esultanze ed è piacevole, devo essere sincera. Senti Paola, lavori in un ambiente prettamente maschile. maschile. Come ti trovi? E soprattutto, vista la tua posizione, sei anche a rischio pallonate, spesso e Sì, volentieri. mi è capitato. La pallonata più pericolosa l'ho presa con il volley, comunque Ah, ok. proprio addosso. No, l'ambiente maschile, diciamo che comunque parliamo sempre di professionisti, quindi almeno nelle società dove sono stata, nel Latina, che oltre ad essere dei grandi professionisti sono anche degli amici, mi hanno sempre fatto sentire a mio agio. Stesse cose per la Coggianco, adesso ho appena fatto un'avventura fantastica, sono state le finaliste di Pesaro e devo essere sincera, hanno fatto di tutto per farmi sentire a mio agio, quindi diciamo che in questi contesti sì, è vero, potrebbe essere un problema, ma sono stata fortunata, ecco. E poi dicevamo, il calcio a 5 lo vivi anche in prima persona, perché tu sei laterale dell'Edi Latina Della che calcio a milita in 5, Serie esatto. D nel girone Ciociaro. Sì. Raccontaci un po' anche questa di esperienza. È una nuova squadra, sono diversi anni che gioco a calcio a 5. Quest'anno è partita questa avventura con il Edi Latina calcio a 5. Inizialmente un po' come diciamo una scommessa con alcune mie ex compagne di calcio a 11, abbiamo deciso di fare questo gruppo per avvicinarci un po' al calcio a 5. Io ormai sono diversi anni che mi sono proprio dichiarata per il calcio a 5, mentre le mie compagne di calcio a 11 la vedevano un po' come forma di amichevole quando uno smette gli allenamenti, perché gli allenamenti del calcio a 11 sono diversi e più frequenti. Invece, grazie anche all'apporto di Mr. Rajolas, che è arrivato a stagione iniziata, abbiamo potuto trasformare questa idea del calcetto come idea, cioè sotto forma di calcio, in un vero e proprio sport. E la classifica non ci sta premiando, nel senso che siamo a metà classifica, ma questo perché? Perché purtroppo il calcio a 5 non è propriamente uno sport femminile, magari le mie compagne adesso mi ammazzeranno, però è così. E quindi l'apporto di Mr. Joras inizialmente ci ha provocato un po' di confusione, perché portare delle ragazze che giocavano a un calcio in un campo in miniatura e dargli degli schemi non è stato subito facile da prendere per noi. In realtà adesso con un po' di vanità dico che giochiamo un ottimo calcio a 5, siamo ancora in fase di comprensione dei meccanismi, però rispetto al girone di Frosinone forse siamo una delle poche squadre che ruota, che gira, che fa degli schemi e questo per me è un grande orgoglio e si vede sicuramente la firma del mister, perché questa cosa sono anni che gioco a calcetto e non mi era mai capitata di farlo. Però, tra l'altro il girone, com'è la situazione, Tiziana? Sì, Tu che loro sei sono sempre a metà informata. classifica, sono a 16 punti, però quello che ricorderei è che comunque nell'ultima giornata hanno vinto per 14-0. Hanno passeggiato più Eh che altro il sì, Frosinone. hanno segnato tutte le ragazze che erano entrate in campo, io non c'ero, sempre per impegni lavorativi, perché purtroppo la fotografia Eh beh, sportiva poi certo. coincide Certo. con il calendario. Roberto, ma tu sei d'accordo su questa presunta difficile compatibilità tra il femminile e il calcio a 5? Io purtroppo sì, Ok. proprio, sono proprio molto restio, lo dico pubblicamente, lo sanno anche le ragazze che ho avuto all'epoca a Città di Latina per 2 anni, è un ambiente particolare che io non mi ci trovo molto, quindi sono contento che ci sono altre realtà, ma basta che insomma, non mi sento di essere mai coinvolto.
e non entriamo nei dettagli. Insomma. Non entriamo nei dettagli. Il mio discorso, se posso, io adesso a Pesaro ho avuto modo di fotografare anche la Serie A femminile, perché c'era la finaletta di A2 e femminile. Per quanto il livello tecnico si sia alzato e per quanto le ragazze comunque erano di alti livelli, il calcio a 5 è maschile, cioè nel senso che è uno sport talmente tattico, talmente perfetto e minuzioso, che penso proprio la corporatura femminile non possa sopportare. Questo era il mio concetto, ci tengo a dirlo. Poi logicamente noi ragazze con la passione certo. proviamo ad emularlo, però come degli sport sono prettamente femminili, il calcio a 5 certo. per me è prettamente maschile. E comunque l'importante è che ci sia la passione e ci si diverta. Chiudiamola questa parentesi, adesso tuffiamoci sulla Serie D perché Tiziana scalpita, vuole certo, leggerci i risultati del girone A. Vai, Tiziana. Vado subito. Brugge Sport, Real Latina 5-4, Città di Latina Oratorio, Città di Anzio 4-2, Indomita Anzio, Sisti Impianti Sportivi 2-10, Latina Scalo Cimil, Eagles Aprilia 8-4, Lele Nettuno, Privernum 4-0, Real Podgora, Atletico Rocca Massima 12-6, a Riposato e Rocca Secca dei Volsci. Roberto, che è successo in questo turno di particolarmente eclatante? Eclatante, francamente, vedo ben poco, mi sembra tutto nella stessa, più o meno sulla stessa falsariga. C'era uno scontro al vertice tra Latina Scalo Cimil e Eagles Aprilia che ha premiato la compagine di Graziano Maracino, un 8-4 abbastanza netto. E ha interrotto la striscia positiva degli Eagles Aprilia, che aveva 4 vittorie consecutive. E per quanto riguarda il resto dei risultati, sono tutti sempre, ci sono molte alternanze, al di là della solida vittoria della Sisti Impianti, che credo che ormai non faccia più notizia. E da segnalare anche la vittoria della Brocket Sport, che è una squadra che abbiamo adottato in tutti i sensi. Siamo ma tra le altre cose ho visto anche nel gruppo di Facebook che hanno preso la frase da me coniata, banda di sfasciati, si sono fatti complimenti con questo termine, quindi comunque va sottolineato che rimangono una banda di sfasciati, non è che basta una vittoria per dargli una qualifica migliore. Vediamo invece cosa è accaduto nel girone B, in questo caso è Daniele che scalpita per raccontarcelo, ma prima vediamo i risultati. Serie B, Don Bosco Gaeta, Olympus Sporting Club 2-4, Old Ranch, Atletico Sperlonga 11-1, Olympic Marina, Maracana Gaggida 5-3, Sporting Terracina, Associazione Sportiva Ventotene 8-2, Virtus Cauri, Real Terracina 8-2, l'ho ridetto, Virtus Pigno, Città di Minturno Marina 9-5, ha riposato Vis Fondi, sono un po' impicciata. Ma no, ci mancherebbe. Vai Daniele. Ma non ci sono anche qui risultati sorprendenti, l'Olympic Marina sembra che praticamente gioca da sé, fa un campionato tutto suo particolare. Old Ranch rimane in seconda posizione da sola, approfittando proprio della sosta, del turno forzato della cugina, la Vis Fondi, quindi la stacca di 3 lunghezze. E in quella posizione la formazione di Giovannoni potrebbe rimanerci a lungo, approfittando proprio delle gare che si presenteranno nelle prossime settimane. Da mettere molto in evidenza anche nel corso della settimana il match di andata dei quarti di finale di Coppa Provincia di Latina. Proprio l'Old Ranch in questo girone è l'unica formazione che è andata ad incontrare una delle due che è andata ad incontrare l'avversario del girone A è l'unica che si è imposta contro il Rocca Secca De Volsci in rimonta, perdeva 1-0, poi risultato finale ha premiato l'Old Ranch per 2-1. La Vis Fondi invece ha perso contro la formazione di Claudio Gobbi, capolista del girone A, la Sis in impianti, mentre poi c'è stato lo scontro tra la Virtus Spigno e il Maracanà, ha premiato la formazione allenata da Fabio Padula, il Maracanà, mentre il Lele Nettuno è stato sconfitto dalla sempre più sorprendente Real Podgora di Davide Pagassone. Perfetto, e dunque abbiamo offerto anche la panoramica sul girone B di Serie D, adesso siamo pronti per la rubrica che, come al solito, tira un po' le somme di quest'ultima giornata di campionato. Vai con la rubrica di Stefano. Pronto, è pronto. Allora Stefano, illustraci i tuoi gradini. Vabbè,
mi pare scontato iniziare proprio con il Latina, il Latina Calcio 5. Era la partita dell'anno, era una rincorsa che Latina faceva praticamente dall'inizio della stagione. Stavolta il big match è stato tinto di nero azzurro, e quindi ormai la squadra di Battista è a un passo dalla promozione in Serie A2. Sopra andiamo anche in Serie C2 e mettiamo l'Atletico Scauri. Come ha sottolineato Daniele prima, due importanti risultati con le squadre di fondi. Sta, nonostante il cambio del mister di qualche mese fa, riesce a rimanere nelle zone alte della classifica, e a questo punto può andarsi a giocare sicuramente il podio e qualche chance magari di eventuale ripescaggio per la prossima stagione. Giù siamo costretti, anzi, prima di parlare giù, mettiamo ancora una volta il Terracina e il Flora, che l'altra volta Roberto giustamente mi aveva bacchettato, e quindi questa volta non vorrei che l'Arcire punisca nuovamente. Quindi il Terracina è già il secondo successo importante che colleziona, il Flora è ancora più importante. Contro una squadra come la Pontina Futsal era molto importante vincere. Scendiamo e dobbiamo ritrovare la gymnastic del nostro amico Paluzzi. È vero che ha qualche problema a livello numerico, però comunque in questo momento della stagione non ci si può permettere di perdere punti pesanti. Cosa direbbe il nostro amico Paluzzi in questo momento, Roberto? Perché abbiamo visto male la diagonale, l'opposta, la parallela, no, ho giocato male, così poi. E invece Roberto Martin quale gradino aggiungerebbe? Io aggiungerei due gradini, faccio una cosa molto breve perché tu mi fai sempre segno di essere veloce e conciso. Visto la concomitanza appena passata dell'8 marzo, abbiamo qui la presenza di Paola Libralato come vena rosa di Mondo Futsal per la prima volta, e quindi la metto sul gradino alto per questa professione atipica, per una